Com'è stata questa esperienza? Allora, è stata un'esperienza che comunque mi ha formato, eh, perché ti confronti con i tuoi limiti, con le tue ansie, la paura di dover realizzare per forza un abito in 12 ore, eh, il dover fare eh, qualcosa di carino anche con del tessuto che comunque ti viene propinato anche se non ti piace, capito? Quindi il mettersi in gioco. È stata comunque una bella esperienza, è stato molto bello condividere e vivere con persone che hanno i tuoi stessi obiettivi, i tuoi stessi sogni, il confronto, il confronto qualitativamente migliore con persone di un certo livello e un non confronto con altre persone, ma quello fa parte poi della, della natura umana, credo. Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza e cosa invece magari meno? Allora. Partiamo col dire quello che mi è piaciuto di meno che rispondo subito e faccio prima. La parte che mi è piaciuta di meno è ehm, l'impostazione del programma più alla parte del gossip rispetto che alla parte del talento. Quel continuamente cercare la bega, quel dare spazio ai pettegolezzi, quelle cose lì. Ecco, francamente quelle cose sono quei correlati che lavorativamente parlando un po' mi avanzano. Sono andata per fare vestiti e il mio obiettivo era quello, fare la macchettina da televisione piuttosto che francamente anche noi insomma, ecco, credo di aver dimostrato una buona professionalità e ho scelto di non scendere a patti con ciò che magari qualcuno chiedeva, no? Nel senso sì più personaggio, sì di qua, sì di là, cosa che... Mm. Ho scelto di non, di non fare insomma la parte che mi è piaciuta di più. Vabbè, conoscere conoscere persone secondo me fenomenali, cioè, quindi eh, mi viene in mente, vabbè, metti soltanto il Do Damiano, che comunque è un personaggio ed è valido il, un confronto di un certo tipo, e poi moltissime altre persone che nel corso del, del programma con cui ci siamo confrontati, anche l'esperto vintage, che ora mi sfugge il nome. E, insomma sono belle esperienze che magari fuori è difficile vivere insomma nel senso che era una sorta di canale preferenziale no per voi questo per voi questo e è stato comunque molto interessante ecco. la tua esperienza si è conclusa purtroppo con una squalifica ti è dispiaciuto questo episodio assolutamente no ma proprio ma veramente assolutamente no eh, anche perché, onestamente, avessi avuto i grilli di voler realmente passare davanti, piuttosto che fare, avvantaggiarmi, posso anche capirlo, magari mi mortificherei, avrei continuamente detto, no, io non ho fatto nulla, non ho fatto nulla. È vero, l'ho tirata quella riga. Mi hanno detto, vai a casa, ma molto volentieri, ma... ma contentissima proprio io sono tornata qui mi sono rimessa a lavorare che è la cosa che so fare meglio dopo vabbè quando sono tornata a casa mia madre mia madre che mi dice ma non potevi la zauronare sempre a lavorare te, sempre e va bene cioè, nel senso la butto sul ridere perché